Buon pomeriggio Paolo. Certamente Jacopo, ben trovato, un saluto ai nostri telespettatori. Siamo a Montesilvano, siamo nella sede dell'azienda Chimi Group SRL di Montesilvano, titolare del marchio EcoClean, e siamo con il titolare Stefano Capannolo, buongiorno, e Buongiorno. siamo con anche il direttore commerciale Lucio Palumbo, Buongiorno. buongiorno. Allora, prima parlavamo, stavamo ascoltando anche il servizio d'apertura del TG, ci sono tante aziende nella nostra regione che stanno soffrendo una crisi. Complicatissima per via di questa emergenza sanitaria, non si può dire altrettanto per la vostra azienda, perché con questa emergenza sanitaria il lavoro è cresciuto tantissimo. Esatto. Cosa produce la vostra azienda? Vogliamo parlare anche dei prodotti che sono anche alle nostre spalle. Adesso i prodotti si vendono quasi esclusivamente prodotti sanificanti, igienizzanti, a partire dal gel mani igienizzante a base di alcol, e i sanificanti per tutti i tipi di superficie a base di alcol, a base di colorattivo. Poi prodotti per il bagno, sgrassatori sempre a base igienizzante e sapone per le mani e sanificanti. Per voi il lavoro è cresciuto tantissimo, vogliamo anche specificare che voi lavorate molto moltissimo con gli enti pubblici e privati e con gli ospedali, Noi rifornite lavoriamo, molti ospedali della sì, nostra molti regione. ospedali della regione Abruzzo. E anche gli enti pubblici, i comuni, la richiesta è aumentata notevolmente, insomma. Sono aumentati anche i turni di lavoro, le ore di lavoro dei vostri dipendenti. È cambiata un po' la vita della vostra azienda. Sì, perché di 67 prodotti che noi facciamo a nostre formule, adesso operiamo solo per 3-4 articoli. Per igienizzare tutti gli ambienti di casa, degli uffici e in più l'igiene personale che non dobbiamo trascurare, insomma, ecco. Lei prima del collegamento mi diceva, fino a un paio di mesi fa, gli igienizzanti, l'alcol si vendevano, ma si vendevano in maniera regolare, insomma gli igienizzanti soprattutto venivano acquistati saltuariamente dai cittadini. Oggi c'è un vero e proprio assalto per accaparrarsi questi prodotti, molti dei quali si trovano anche con difficoltà. Mi riferisco soprattutto all'alcol, che è quasi introvabile. È quasi introvabile, c'è anche una speculazione dietro, il fatto che sia introvabile perché è schizzato a dei prezzi impossibili. Quindi la quantità di alcol, che adesso non riesce praticamente a soddisfare le esigenze e le richieste del mercato, perché questa è una situazione particolare, adesso quel poco di alcol che troviamo, purtroppo dobbiamo ottimizzarlo al meglio. Allora, io vorrei coinvolgere anche Lucio Palumbo, responsabile commerciale, invitandolo sempre a guardare la telecamera a beneficio anche dei nostri telespettatori. E parliamo dell'aspetto più prettamente economico e commerciale della vostra azienda, perché non scopriamo niente se diciamo che la vendita dei vostri prodotti negli ultimi 2 mesi di questi prodotti è cresciuta fino all'80%. Sì, infatti la vendita noi diciamo che è cresciuta tantissimo, anche fino allo 70-80%, ma maggiormente di questi prodotti sanificanti, sia per l'igiene delle mani, che oggi abbiamo una forte richiesta, perché diciamo, a causa di questo Covid-19 siamo costretti a igienizzare le mani con questo gel che contiene alcol al 60-70%. Poi insomma, abbiamo incrementato tanto la vendita dei nostri prodotti sanificanti come il Sanifor. Questi prodotti noi diciamo, li abbiamo già rivisitati riguardo a tutta l'emergenza che c'è adesso del Covid e stiamo già, come potete vedere qui dietro, abbiamo il nuovo Sanifor Marclor attivo, dove oggi l'emergenza è sempre di più di usare il cloro per combattere diciamo, questo virus, e questi prodotti andranno avanti di gran lunga. Infatti stiamo fornendo anche molti negozi, molte farmacie, parafarmacie, che prima magari non erano nostri clienti, però oggi con questi prodotti sanificanti, igienizzanti, diciamo, hanno inserito questa nuova linea per dare un supporto in più al pubblico. Ecco E una, diciamo, siccome ci sarà una lunga durata. certo, ecco che cosa volevo intendere. Adesso
parlo veramente in maniera un po' più, la faccio un po' più breve. Puntare fortissimo su questi 3-4 prodotti, gli altri, diciamo, l'altra sessantina, non dico accantonarli, ma probabilmente produrne meno e puntare fortissimo su gel, alcol e quant'altro, ecco. Ci avete pensato? È una prospettiva? Sì, sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Allora, siccome noi, una grande parte dei nostri prodotti era nel mondo Horeca, quindi oggi il mondo Horeca, come sappiamo, è fermo per cause di forza maggiore, quindi abbiamo riconvertito una parte della nostra produzione per questi igienizzanti, sanificanti, con nuovi prodotti, contenenti il cloro, contenente più alcol, sia per mandare avanti l'azienda e per dare supporto a tutte, diciamo, le necessità e i negozi che ne fanno richiesta. Quindi, ma questo durerà tantissimo. Domanda di tipo prettamente macro, microeconomico, insomma, possiamo valutare un po' di quanto è stato il rincaro dei prezzi su questi che sono i prodotti che in questo momento hanno maggiore richiesta? Allora, diciamo che il rincaro è dovuto semplicemente al forte rincaro della materia prima, non è dipeso solo da noi. Siccome no, prima assolutamente, la materia... non era una cosa, era per far capire. Sì. Se prima l'alcol, per esempio, costava 1,50 euro, 2 euro, sì. Oggi costa sicuramente di più, ma è una logica conseguenza del costo cresciuto della materia prima. Sì. A proposito, sono schizzati in alto questi prezzi o comunque per voi che avete un contatto diretto anche con i rivenditori al dettaglio, al minuto, insomma, sono stati rincari contenuti, considerando proprio l'aumento delle materie prime? Noi abbiamo cercato sempre di contenere i costi, non vogliamo, cioè, lucrare su queste cose a discapito del pubblico finale. Cerchiamo sempre di mantenere strettamente il minimo necessario, però quello che serve purtroppo ci deve essere, quindi siamo commercianti, quindi dobbiamo, certo, avere per forza dei ricavi. Io con Stefano Capannolo volevo, se permette... Sì, vai Jacopo, vai. No, volevo chiedere, è chiaro che adesso si va verso la fase 2 e quindi molti tra il 4, tra lunedì e poi il 18 dovranno riaprire. Ecco, io volevo chiedere se in prospettiva, magari soprattutto per il commercio al dettaglio, che è questione del 18 di maggio, già c'erano delle richieste importanti per farsi trovare pronti alla riapertura, se già avevate avuto richieste che riuscite a soddisfare, oppure se la domanda supera le attuali disponibilità, ecco. Diciamo che le richieste già dai giorni scorsi hanno iniziato, diciamo, ad arrivare delle richieste per la sanificazione degli ambienti, quindi prossime aperture di ristoranti, bar, hotel. Quindi sì, la richiesta sta iniziando ad arrivare in maniera pesante, insomma. A tal proposito, lei mi diceva anche prima, noi lavoravamo molto con alberghi, ristoranti, villaggi turistici. Sì, esatto. E parliamo di un comparto che è in forte difficoltà anche in vista della stagione estiva. Diciamo che quello che non venderete, diciamo, ad alberghi e ristoranti, o comunque che venderete in maniera minore, state invece vendendo ad ospedali, a enti pubblici e privati. È stato compensato da questi prodotti che comunque abbiamo sempre prodotti, fanno parte del nostro destino da sempre. L'unica cosa è che adesso abbiamo incrementato di almeno l'80% questa vendita dei prodotti. In più abbiamo ampliato la nostra gamma di questi sanificanti in base alle nuove linee guida del Ministero. Tra l'altro, prima di restituire la linea allo studio, anche eventualmente coinvolgere ancora Jacopo Forcella, voi non producete, non vendete mascherine, però è inutile sottolineare che oggi la mascherina e l'igienizzante sono prodotti indispensabili. Perfetto. Che rappresentano il futuro di ognuno di noi. Esatto, sono prodotti che oramai fanno parte dell'uso quotidiano di ognuno di noi, certo.
sanificanti, mascherina, purtroppo adesso per parecchio tempo ancora, non potremo farne a meno. Ne parlavamo prima, spesso soprattutto l'alcol è difficile da trovare nei negozi, nei supermercati. Quando secondo lei potranno non aversi e più non esserci più questi problemi, soprattutto per il cittadino, per la persona comune che va a fare la spesa? Beh, questo non è che lo possiamo sapere, non è facile adesso capire quando si ritornerà alla normalità e quindi avere un mercato, diciamo, normale. Il problema poi non è solo dell'alcol, ma è anche di altre materie prime, tipo la glicerina. Sui gelmani la glicerina è un problema perché inizia a essere introvabile sul mercato, perché le quantità sono basse per la produzione di questo prodotto. La glicerina serve per dare morbidezza dopo aver utilizzato il gel sulle mani stesse. Jacopo, quindi, a te. Sì, no, io volevo fare davvero l'ultimissima considerazione. È evidente che in un periodo in cui molte aziende sono chiuse, sono in lockdown e dunque per forza di cose avranno dei contraccolpi dal punto di vista occupazionale, la vostra è una invece azienda che probabilmente ha avuto un'impennata. Ecco, l'attuale forza lavoro riesce a soddisfare la domanda di prodotti, oppure avete la necessità anche di ampliare, non so, l'organico? Non abbiamo aumentato l'organico, abbiamo aumentato solamente le ore di lavoro, purtroppo. Quindi okay. Abbiamo fatto anche turni di domenica. Okay.